www.vr6.rai.it. La Stock di Trieste vi augura buon ascolto e vi ricorda i suoi famosi brandy. Stock 84, secco e vigoroso. Royal Stock, delicato e raffinato. Stock, la giusta età della qualità. E se amate la grappa, Julia, la grappa dal carattere che conquista. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci nell'ordine con i seguenti campi: Terni per Ternana-Milan, Firenze per Fiorentina-Lazio, Milano per Inter-Bologna, Bergamo per Atalanta-Napoli, Bari per Bari-Catanzaro. Ai microfoni sono Enrico Meri, Sandro Ciotti, Alfredo Provenzali, Giuseppe Viola, Ignazio Schino. Sentiamo subito come sono terminati i primi tempi via Terni. Ternana 0, Milan 0, a voi Firenze. A Firenze, all'inizio della ripresa, Lazio 1, Fiorentina 0, a voi Milano. A Milano, Inter 0, Bologna 0, a voi Bergamo. Anche a Bergamo 0-0 tra Atalanta e Napoli, a voi Bari. Invece a Bari, Bari 0, Catanzaro 0, alla fine del primo tempo, a voi studio. Gli altri primi tempi a Torino, Juventus 0, Verona 0. A Vicenza, Lanerossi Vicenza 0, Cagliari 0. A Palermo, Palermo 1, Torino 1. A Roma, Roma 2, Sampdoria 0. Un'altra veloce carrellata per le note. Scusami, sui primi Bortoluzzi. Tempi, prego, dimmi. Ti chiedo scusa, prego. Sono Schino, è stato un lapsus. A Bari, Bari 0, Catanzaro 1 alla fine del primo tempo. Va bene, alla fine del primo tempo il Catanzaro in vantaggio per 1-0 sul Bari. Allora dicevo, un'altra veloce carrellata per le note sui primi tempi via Terni. A Liberati di Terni ripetiamo il risultato, mentre il secondo tempo ha avuto inizio da 30 secondi, Ternana 0, Milan 0. Appuntamento a Terni oggi per l'Umbria Sportiva per salutare la Ternana al suo primo e difficile incontro casalingo, al suo debutto davanti al pubblico amico nella Serie Maggiore raggiunto dopo il bel campionato dello scorso anno. Peccato che il tempo non abbia riservato per questo incontro una bella giornata come è stata quella di ieri, avremmo avuto una più degna cornice allo spettacolo calcistico. Questa mattina ha piovuto seppure con lieve intensità e qualche spruzzata d'acqua la si è avuta anche prima della partita. La giornata è molto ventilata e fredda, 40.000 gli spettatori. Non poteva nutrire molte speranze la Ternana per questo incontro, ma a conti fatti dopo il primo tempo la squadra che ha meglio figurato è stata proprio la squadra di casa. La Ternana corre, supplendo le innegabili deficienze tecniche con il ritmo del suo gioco, che pure sul terreno scivoloso è stato sempre elevato. Il Milan lo si è visto poco, gli uomini più impegnati del resto sono stati soprattutto i difensori. E la cronaca depone a favore della Ternana, cronaca brevissima. Al quinto Bigon alla palla del gol e Alessandrelli salva di fortuna con il piede. Al settimo la Ternana risponde con azione Russo Ferrario, interrotta da un'uscita di Vecchi sull'ex rosso nero. Ternana pericolosa ancora al dodicesimo, su cross di Marinai deviato da Snellinger che rischia l'autorete e devia Vecchi in angolo. Si ripete la Ternana al quindicesimo con incursione di Rosa che rimette al centro. Dal fondo nessuno è pronto per intercettare il passaggio. Al diciottesimo punizione per il Milan da Rivera a Prati che di testa impegna Alessandrelli. Il Milan racimera ancora qualche punizione dal limite, ma la Ternana svolge il maggior volume di gioco in attacco. Si giunge così alla conclusione del primo tempo con la Ternana protesa all'offensiva, con un calcio di punizione cioè che Russo manda sul fondo. Ternana 0, Milan 0 all'inizio della ripresa, esattamente dopo un primo e 50 secondi di gioco. A voi Firenze. Dove si gioca il secondo minuto della ripresa e la Lazio in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al diciottesimo del primo tempo ad Garlaschelli. Cielo parzialmente coperto, terreno perfettamente agibile, 40.000 spettatori, estrema correttezza in campo, un'azione della Lazio conclusa da Chinaglia con un tiro che si spinge a qualche metro dal palo alla destra di Superchi. Dirige il signor Casarin davanti a spalti, ripetiamo, quasi gremiti, 40.000 spettatori, moduli abbastanza spregiudicati, addirittura troppo disinvolto forse quello della Fiorentina, che concede, ci sembra, eccessivo spazio al contropiede laziale. L'avvio Viola comunque è stato autorevole, con Pulici costretto a intervenire al secondo minuto su una insidiosa conclusione di Clerici e al decimo su un colpo di testa di De Sisti, mentre al diciassettesimo una repentina correzione acrobatica di Saltutti, su punizione parabolica di Merlo, sfiorava il bersaglio. La Lazio però aveva già testimoniato la propria vitalità, con qualche disinvolta incursione di Chinaglia e soprattutto con una sventola da fuori area di Garlaschelli al quattordicesimo che aveva colto in pieno la traversa a Superchi immobile. Era proprio Garlaschelli, 4 minuti dopo, al diciottesimo, ad acciuffare il gol con una conclusione analoga. L'ala biancazzurra, servita sulla fascia destra da Rececconi, trascinava la palla sul vertice destro dell'area, fintava il cross e lasciava invece partire un tiro secco e molto ben calibrato che si insaccava all'incrocio dei pali alla destra di Superchi, anche questa volta piuttosto nettamente sorpreso. I successivi tentativi della Fiorentina di recuperare il risultato non avevano fortuna, anche se una bella incursione, un ottimo slalom di Clerici al 32esimo costringeva la difesa laziale ad un intervento
intervento talmente trapanato da sfiorare l'autogol. Siamo ora al terzo della ripresa, sempre 1-0 per la Lazio, a voi Milano. A Milano, sesto della ripresa, ancora 0-0 fra Inter e Bologna. Un primo tempo non entusiasmante fra l'Inter, protesa all'attacco nella cocciuta e a volte caotica ricerca del gol, ed il Bologna che balla soprattutto a difendersi. E così si è andati avanti quasi a senso unico per 45 minuti. Già al terzo l'Inter va vicino al gol, il tiro di Doldi dal limite dell'area di rigore è respinto dal palo alla sinistra di Battara. Poi lo stesso portiere bolognese deve intervenire in due occasioni per respingere in corner tiri di punizione di Bertini ed infine per bloccare una mezza rovesciata di Doldi lanciato in area da Facchetti. Per il Bologna al quarto d'ora un tiro di Vieri alto sopra la traversa e allo scadere del tempo una combinazione Gregori-Savoldi col centravanti che manca il tocco risolutore. Arbitra Gonella, gli spettatori sono almeno 50.000, il tempo è buono, il terreno pure. Ripetiamo il risultato all'inizio del settimo minuto, Inter 0 Bologna 0, a voi Bergamo. Siamo al sesto della ripresa, Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Napoli. Per quanto hanno fatto vedere finora le due squadre si assomigliano molto, soprattutto nei difetti, gioco fatto di passaggi laterali di stampo antico, una specie di valzer viennese con quegli svolazzi che oggi purtroppo non si usano più. C'è un certo dinamismo, questo è vero, almeno fino al limite delle due aree, dove però si esauriscono tutte le iniziative. Equilibrio anche nel numero di occasioni, una palla gol per Mariani sventata da Piante e una per Carelli che di testa ha concluso oltre la traversa. Da segnalare che al 39esimo l'Atalanta è costretta a inserire il numero 13 Vernacchia per un infortunio occorso a Bianchi. Sta battendo adesso l'Atalanta il suo quinto calcio d'angolo contro due soli del Napoli, la palla staziona nell'area partenopeetica, dirige il signor Francescon davanti a 30.000 spettatori circa. Ripeto il risultato, 0-0 tra Atalanta e Napoli al settimo della ripresa, voi Bari. Dove è il settimo della ripresa e ripeto innanzitutto il risultato del primo tempo, Bari 0 Catanzaro 1, rete di Petrini al 40esimo, gli spettatori sono 30.000, arbitra Barbaresco. La rete di Petrini, un colpo di testa su cross dalla sinistra di Bonfanti, dice una sola cosa, che sinora la maggiore esperienza del Catanzaro ha avuto ragione di una maggiore animosità del Bari. In fondo nel primo tempo l'incontro ha tenuto fede alle premesse della vigilia, c'è stato un Bari quasi costantemente all'attacco e c'è stato un Catanzaro più accorto e più calmo che ha opposto alle manovre baresi un pericoloso contropiede. Prima del gol le due squadre avevano avuto due azioni per parte, all'11esimo Colombo ha respinto un tiro ravvicinato di spelta, al 21esimo Dalle Vedove solo davanti a Bandoni non è riuscito a toccare la palla conclusiva, al 28esimo è stato Bandoni a precedere il mediano barese, poi al 35esimo Petrini si è visto respingere un colpo di testa con una strepitosa parata di Colombo. Il gol 5 minuti più tardi è stato la copia di questa azione ma con maggiore fortuna. Devo aggiungere che dal 29esimo del primo tempo il Catanzaro gioca con Gori al posto di Maldera che si è infortunato per uno scontro con Martini. A voi studio. Va bene Schino, grazie, qui è lo studio. Altri cenni di cronaca brevissimi, abbiamo detto il primo tempo a Torino, Juventus 0 Verona 0, però al quinto della ripresa il Verona è passato in vantaggio con un tiro di Luppi, quindi al quinto della ripresa Juventus 0 Verona 1. I calci d'angolo 5-1 per la Juventus, il terreno è buono, il tempo è coperto, 30.000 gli spettatori, arbitra il signor Lattanzi. A Vicenza, la Nerossi Vicenza 0, Cagliari 0, calci d'angolo 4-1 per il Cagliari, terreno buono, 22.000 gli spettatori, arbitra il signor Menegali. A Palermo, Palermo 1, Torino 1, 13esimo, segna Troia su corta respinta del portiere, 19esimo, pareggia per il Torino Pulici con forte tiro da fuori area, calci d'angolo 2-1 per il Torino, terreno buono, tempo coperto, 35.000 gli spettatori, arbitra il signor Angonese. A Roma, Roma 2, Sampdoria 0, 22esimo segna Spadoni che intercetta di testa un tiro di Orazzi, 30esimo raddoppia ancora Spadoni su respinta della difesa sampdoriana, calci d'angolo 3 per parte, terreno leggermente allentato, tempo nuvoloso, 40.000 sono gli spettatori, arbitra il signor Gussoni. Vediamo la situazione in Serie B, Arezzo 2, Cesena 0, Ascoli 0, Catania 0, Brescia 0, Lecco 0, Como 0, Mantova 0, Genoa 2, Reggiana 0, Monza 1, Perugia 0, Novara 1, Varese 0, Regina 1, Brindisi 0, Taranto 0, Foggia 0. Situazione per due incontri di Serie C, primi tempi naturalmente a Parma, Parma 0, Padova 0, a Udine, Udinese 0, Triestina 0, attenzione a Mary, ti passo la linea, a voi Terni. Siamo giunti qui a Terni all'ottavo minuto di gioco del secondo tempo, la situazione è immutata, 0 per la Ternana, 0 per il Milan, dal quinto minuto della ripresa il giocatore della Ternana Ferrari è uscito dal campo e ha lasciato il suo posto a Luchitta e questo era un cambio già previsto da Viciani prima ancora dell'inizio dell'incontro. Le formazioni delle squadre, il Milan in campo Vecchi, Anquiletti, Zignoli, Rosato, Snellinger, Biasiolo, Bigon, Benetti, Prati, Rivera e Chiarugi. La Ternana schiera Alessandrelli e Benatti, Agretti, Mastropasqua, Rosa,
Marinai, Cardillo, Luchitta, Iacolino, Russo e Beatrice. Ecco che è finita da pochi istanti un'azione d'attacco da parte del Milan ed è Marinai che pilota la palla in avanti e poi la sgancia passandola indietro, dove vediamo impegnati in questo momento nel lavoro difensivo ancora Rosa, il numero 5, il quale attende il piazzamento dei compagni prima ancora di passare la palla, poi preferisce filtrare fra due giocatori del Milan, perde successivamente la palla e Biasiolo la passa in avanti a Chiarugi, scattato Chiarugi, salta un difensore, va a terra, azione regolare, Monti facendo di proseguire l'azione. Ecco ancora Rosa impegnato in un passaggio a Russo, Russo ha recuperato il pallone e avanza verso la linea centrale del campo, cedendo quindi la palla al numero 4 Mastro Pasqua, un libero che fluidifica spesso. Da Mastro Pasqua ancora sul settore di estrema sinistra, dobbiamo muoversi in questo momento Cardillo che rimette ancora al centro verso Mastro Pasqua, respinge la difesa del Milan e scatta in questo momento in un'azione velocissima ancora Zignoli, che è giunto quasi a ridosso del limite dell'area avversaria, fermato nella sua azione da un pronto intervento all'indietro da parte di Beatrice, l'azione viene fermata perché Zignoli è andato a terra e ora vediamo, ci sarà un calcio di punizione concesso in favore del Milan. La Ternana schiera Gretti su Prati, Benatti su Bigon, Beatrice numero 11 su Rivera, Mastro Pasqua è libero, marcano ancora Rosa, Chiarugi, Marinai, Biasiolo, Russo, Benetti, nel Milan Anquiletti è su Ferrario, adesso Ferrario non c'è, quindi su Luchitta, Zignoli su Cardillo, Rosato su Iacolino e Snellinger e naturalmente il libero. Calcio di punizione che batte Rivera in aria, esce il portiere Sandelli e di piede respinge alzando il pallone a campanile fuori dell'area. Vediamo frattanto che c'è un altro intervento dell'arbitro e c'è un calcio di punizione che forse viene dato, sì, in favore della squadra della Ternana. Siamo giunti al 10° minuto della ripresa, il risultato è sempre di 0-0, a voi Firenze. Anche a Firenze si gioca il 10° della ripresa, invariata la situazione, la Lazio sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Carla Schelli al 18° del primo tempo. Un'azione offensiva dei biancazzurri si è spenta sui piedi di Orlandini, che ha già avviato il contropiede per la Fiorentina servendo in centrocampo Merlo. Avanza la tattica viola sul cerchio centrale del campo, poi indirizza sulla destra per Scala, che in questo scorcio dell'incontro si porta più assiduamente a sostegno delle punte. Scala fa partire il cross di sinistro e libero Clerici, finta però l'aggancio per cercare più spazio per il tiro, la manovra non riesce, è costretto a recuperare la palla a fatica sulla linea laterale, vi riesce tuttavia, controlla ancora il pallone il centravanti Viola, poi lo cede indietro a Merlo, parte molto bello il tiro di Merlo e grandiosa parata di Pulici che si distende quanto è lungo sulla propria destra per neutralizzare la conclusione del numero 7 della Fiorentina. Siamo all'11°, sempre 1-0 per la Lazio, a te Viola. A Milano siamo al 14° del secondo tempo ed è sempre 0-0 fra Inter e Bologna. Sono uguali le caratteristiche del gioco, uguali a quelle del primo tempo, anche in questa seconda parte dell'incontro, in questi primi minuti del secondo tempo. C'è adesso l'Inter in attacco. Chiedo scusa Milano, qui è Bari, siamo al 13° del secondo tempo, il Bari ha pareggiato con Ardemagni. Riprendiamo la linea da Milano, dicevamo siamo al 14° del secondo tempo, è sempre l'Inter che attacca ma non riesce a passare, il Bologna lascia in avanti ormai soli Savoldi e Landini marcati da Bellugi e Facchetti, nel Bologna ricordiamo è assente Fedele, nell'Inter sono assenti Corso e Boninsegna, al centravanti infortunato prima dell'inizio della partita è stato consegnato il trofeo d'oro Chevron, premio Sportman dell'anno per il miglior realizzatore della trascorsa stagione, pure Giubertoni non gioca ma è in panchina col numero 13 avendo lasciato il ruolo di stopper a Bellugi, mentre a finto terzino gioca Bertini. Al 15° del secondo tempo ancora 0-0 fra Inter e Bologna, voi Bergamo. 13° a Bergamo, sempre 0-0 tra Atalanta e Napoli, ma i bergamaschi si sono svegliati e poco fa hanno sfiorato il gol, c'è stata una prodezza di Pellizzaro che in area avversaria ha scartato prima Zurlini e poi Vavassori, ma quando si è trovato davanti a Carmignani praticamente da solo non è riuscito a battere con efficacia, è stata sicuramente la più grossa occasione fin qui registrata, c'è ancora l'Atalanta all'attacco ora e un gran tiro di e Carmignani riesce a deviare in angolo il gran tiro di Picella, è il 7° calcio d'angolo per l'Atalanta contro 2 soli battuti dal Napoli, 0-0 la situazione al 14°, a voi Bari. Ecco anche Bari al 14°, come vi ho detto 2 minuti fa Ardemagni ha pareggiato per il Bari, concludendo un'azione partita da un calcio di punizione per fallo su Florio, il pallone è spiovuto in aria, Ardemagni era pressoché solo con una grossa stoccata, ha insaccato il pareggio del Bari. In questo momento è il 15° e si è persa al lato un'azione del Catanzaro, il tema della partita è sempre quello, il Bari che attacca a folate lunghe e il Catanzaro che cerca di andare in contropiede. A voi studio.
A Torino siamo all'undecimo, Juventus 0, Verona 1. Ripetiamo, al quinto per il Verona ha segnato Luppi, che riprende un tiro di Bergamaschi non trattenuto dal portiere Zoff. Quindi undecimo, Juventus 0, Verona 1. A Vicenza decimo, la Nerossi Vicenza 0, Cagliari 0. A Palermo ottavo, Palermo 1, Torino 1. A Roma tredicesimo, Roma 2, Sampdoria 0. In Serie B sono cambiati due punteggi a Genova, la Reggiana ha accorciato le distanze, Genoa 2, Reggiana 1. A Novara il Varese ha pareggiato, Novara 1, Varese 1. A voi Terni. 14° minuto del secondo tempo, risultato imitato 0-0 fra Ternana e Milan. Pochi istanti fa c'è stata un'azione della Ternana, un'azione in attacco, e il portiere Vecchi è stato costretto ad uscire sui piedi del numero 7 lanciato a rete. Intanto vediamo che Biaseolo ha rilanciato in avanti verso Chierugi, già fermato, e riparte ancora la Ternana da Luchitta, scambio con il capitano Marinai, quest'ultimo cede ancora la palla a Luchitta. Luchitta nella posizione di centravanti arretrato, attraversa il campo da destra verso il centro, poi passa il pallone a Beatrice, il quale avanza ad aver superato Rivera. Ricordiamo che Beatrice marca Rivera ottimamente, poi una lunga in profondità di Beatrice che è stata respinta da Snellinger, forse l'unica ad avere le idee chiare nel Milan. Successivamente vediamo ancora manovrare l'attacco della squadra ternana, ma non può far altro il numero 5 rosa che inviare il pallone in fallo laterale, non potendolo controllare. Intanto assisteremo ad una rimessa in gioco da parte del Milan, grosso modo all'altezza del limite dell'area appunto rossonero. Il pallone termina a Chierugi, arretrato nella propria metà campo, recupera la palla all'ala sinistra e rimette il pallone verso Anquiletti, che di testa restituisce ancora la palla a Chierugi. Quest'ultimo da indietro in diagonale sulla destra a Snellinger, che controlla da sera, poi fa partire un passaggio ancora in diagonale sull'estremo settore di destra per Zignoli, che avanza. Zignoli supera la linea mediana del campo, lo segue nell'azione sulla destra Bigon, poi Benetti al centro che riceve. Benetti fa partire un passaggio verso Rivera, che in aria su Rivera interviene Beatrice, che di testa è costretta ad impegnare piuttosto severamente il portiere Alessandrelli, che in tuffo pala. Ed ecco sulla sinistra ancora Benatti, che ha recuperato il pallone, sfuggito a Bigon, avanza e cede ancora la palla a Marinai verso il centro. Avanza il capitano della squadra, si avvia a superare la linea centrale del campo, fa partire un altro passaggio sulla sinistra per il giocatore che aveva seguito l'azione, ma la difesa del Milan respinge ed è Benetti a controllare la palla in lotta con Cardillo. Alla media ancora Benetti, e Cardillo però non lo lascia, eccolo avanzare Benetti lungo la linea del fallo, il pallone è terminato fuori, la rimessa in gioco per il Milan. Benetti la effettua attendendo che i compagni sopraggiungano. La Ternana ha mantenuto sempre un buon ritmo di gioco sia nel corso del primo tempo sia nel corso anche della ripresa, ed ecco che il Milan usufruisce di un calcio di punizione e non di una rimessa. Da Benetti il pallone sul centro verso Bigon, che gli dà ancora la palla indietro ad Anquiletti, avanza Anquiletti sulla sinistra, eccolo avanzare ancora, è pronto per partire un passaggio ma proprio sui piedi di Marinai, che attendeva. Marinai ringrazia e quindi avanza verso la linea centrale del campo, scambiando ancora con Russo sulla destra. Russo controllata a distanza da Chierugi, converge leggermente verso il centro, poi innesta la quarta marcia o supera la linea centrale del campo, si libera di uno o due giocatori, avanza ancora. Ecco Russo che porta la palla al limite dell'area, la scambia ancora, riceve il passaggio di ritorno, sposta il gioco sulla sinistra per il numero 10, che però tarda a scattare, non si possesse del pallone. Ecco un altro cross verso il centro, Iacolino interviene sulla palla, ma interviene anche Rosato che respinge, recupera ancora Benetti e riporta il pallone in avanti. Quindi è definitivamente Rivera a spedire la palla sull'estremo settore di sinistra per Chierugi, su cui interviene prontamente Mastapasqua mettendo la palla in fallo laterale. Siamo giunti al 16° dalla ripresa, 0-0 fra Ternana e Milan, a voi Firenze. È il 16° anche a Firenze, sempre la Lazio in vantaggio per 1-0, mentre il capitano della Fiorentina, Picchio De Sisti, sta protestando presso l'arbitro Casarini invocando un rigore. È accaduto questo su uno spiovente da sinistra, su un bel cross effettuato dal settore sinistro dell'attacco viola. De Sisti è intervenuto insieme a Manservisi. Quest'ultimo, per difendere la palla con il petto, avrebbe colpito la palla stessa, secondo De Sisti, con il braccio. Di qui le proteste del capitano Viola, che ha invocato inutilmente l'intervento del guardaline. Ora il gioco può riprendere con questo tocco di Wilson fuori dell'area, dove è appostato Frustalupi. La Lazio, ripetiamo, conduce sempre per 1-0 e il suo modulo è il seguente: gioca con Oddi stopper, Wilson libero, Nanni, Recciacconi, Frustalupi e Manservisi a metà campo, Chinaglia, Garlaschelli, punte. Il modulo viola prevede Brizzi libero, Galdio lo stopper su Chinaglia, Scala, Orlandini, De Sisti e Merlo a metà campo con Clerici e Saltutti punte. C'è stata una nuova interruzione del gioco, provocata questa volta da un fallo commesso ai danni della Lazio, che pertanto fruirà di questo calcio piazzato nella propria tre quarti. C'è Casarin che parlamenta ancora con i giocatori, e in particolare con Clerici e con Wilson. Wilson, ricordiamo, qualche minuto fa su una fortissima punizione di Sormani si è sostituito praticamente a Pulici, deviando di testa il proietto del brasiliano, con il portiere laziale chiaramente in difficoltà. Un intervento prezioso ai fini della difesa di un vantaggio che la Lazio ha conquistato, ripetiamo, al 18° del primo tempo con un gol di Garlaschelli. Al termine di questa azione, già avviata dai biancazzurri sugli sviluppi del calcio di punizione di cui vi si diceva, passeremo la linea a Milano.
C'è stato Carlaschelli atterrato da Longoni, nuova punizione in favore della Lazio al 18esimo, con i biancazzurri sempre in vantaggio per 1-0 a tempo prezzali. A Milano siamo al 20esimo del secondo tempo e sempre 0-0 fra Inter e Bologna. Nel periodo in cui noi siamo stati collegati praticamente non è successo nulla, un'azione Benimbertini-Dolby con un cross dell'ala sinistra della bandierina ed una parata di Battara. Adesso c'è il Bologna in azione, ecco il tentativo di tiro del numero 3 Caporale, ma la parata di Vieri. Dicevamo poi una conclusione sul fondo di Mazzola, che tenta sempre più spesso la conclusione personale, una punizione a due Mazzola-Bertini con il tiro respinto dalla barriera bolognese. Poi è partito in contropiede Gregori, ha atteso l'arrivo di Vieri, gli ha passato il pallone ma l'azione è sfumata. Ancora 0-0 fra Inter e Bologna, siamo al 21esimo del secondo tempo, a voi Bergamo. 19esimo a Bergamo, sempre 0-0 tra Atalanta e Napoli, ma l'Atalanta è passa più decisa in questa prima parte della ripresa. Il Napoli è stato costretto a difendersi con qualche affanno, palla gol anche per Ghio dopo quella fallita da Pellizzaro, ma anche Ghio non è riuscito a centrare la porta avversaria. 6 calci d'angolo in 18 minuti di gioco per l'Atalanta in questo periodo, ed ora è il portiere atalantino Pianta che si deve esibire per fermare un colpo di testa di Damiani. È 0-0, ripeto il risultato, al 20esimo della ripresa qui a Bergamo. Voi Bari. Ecco Bari, siamo al 21esimo del secondo tempo, non è cambiato niente, anche nei temi di gioco resta sempre la stessa tattica, quindi 21esimo a voi studio. Qui è lo studio, attenzione, sento una voce strana, si escluda, qui è lo studio a Torino, siamo al 17esimo, Juventus 0, Verona 1, a Vicenza 15esimo, Lanerossi Vicenza 0, Cagliari 0, a Palermo 13esimo, Palermo 1, Torino 1, a Roma 19esimo, Roma 2, Sampdoria 0. Rivediamo il quadro della Serie B: Arezzo 2, Cesena 0, Ascoli 0, Catania 0, Brescia 0, Lecco 0, Como 0, Mantova 0, Genoa 2, Reggiana 1, Monza 1, Perugia 0, Novara 1, Varese 1, Regina 1, Brindisi 0, Taranto 0, Foggia 0. Per le due di Serie C: Parma 0, Padova 0, Udinese 1, Triestina 0. A te Ameri. 20esimo minuto della ripresa, la Ternana sta attaccando e anche piuttosto pericolosamente, la palla respinta dalla difesa del Milan è terminata in fallo laterale. Milan quasi nullo, se volete annullato dalla Ternana. Ecco frattanto sulla rimessa in gioco riparte nuovamente Benetti che si avvia a superare la linea centrale del campo, poi passa i palloni a Rivera, fermato ottimamente da Beatrice, ma Rivera veramente oggi è fermo, e quindi ecco che Beatrice ha passato il pallone a Lucchitta che si sposta al limite, parte il tiro deviato di un soffio dal portiere Vecchi e recupera ancora Cardille, pronto a effettuare un altro tiro che supera di poco la traversa e termina sul fondo. Siamo giunti al 20esimo minuto, esattamente 30 secondi dall'inizio del secondo tempo. La Ternana solleva l'entusiasmo dei propri tifosi che stanno sventolando le bandiere sulle azioni che porta la squadra di casa nei confronti del Milan. Ecco una rimessa in gioco effettuata da Vecchi a Schellinger e quindi ancora Bigon che parte da molto lontano, in pratica quasi dal limite della propria area. Ecco Bigon sulla sinistra, rimette il pallone verso il centro a Chiarugi. Chiarugi controllato molto bene da Rosa, perde la palla che Marinai poi passa a Iacolina, ancora indietro da Iacolina Marinai che avanza, si libera di Chiarugi, se viene ancora al centravanti spostato sulla destra, respinge il Milan come può e quindi la palla termina ancora ai rossoverdi. Ed ecco, vediamo ora nel cerchio del centrocampo Iacolino che ha passato a Lucchitta, l'uomo che ha sostituito dal quinto della ripresa Ferrario, da Lucchitta ancora indietro ad Agretti e quest'ultimo ancora sulla linea centrale del campo a Rosa. Rosa scambia ancora con Beatrice, ecco Beatrice che va a partire un passaggio sulla destra per il terzino Benatti nella posizione della destra. Benatti controllato da Schellinger, è giunto al limite dell'area, è pronto a fintare, a fare l'affondo, ecco ancora che riceve la palla, è libero di andarsene verso il fondo, di centrare la palla, la centra in questo momento, la palla davanti alla porta e poi Lucchitta manda sul fondo. Un'azione pericolosissima ancora da parte della Ternana, esattamente al 21esimo minuto della ripresa, mentre le squadre sono solo 0-0. La Ternana che sta infittendo i suoi attacchi e si è fatta negli ultimi 10 minuti veramente pericolosa. Ecco la rimessa in gioco da parte di Vecchi, la palla che termina a Schellinger che si avvia verso la linea centrale del campo. Sono ancora pronti gli uomini della Ternana a intervenire e così è Lucchitta che si butta quasi in take scivolato per fermare la palla e deviarla in fallo laterale. La rimessa è di Rivera, da Rivera a Schellinger che ferma il pallone a ridosso della linea centrale del campo, lascia quindi la palla a Rivera. Scusate, qui è Bari, 24esimo della ripresa, il Bari ha raddoppiato con Florio. Ecco un passaggio poi di Biasole verso il centro, ma è ancora la Ternana in possesso della palla. Da Lucchitta nel cerchio del centrocampo, pallone è sganciato sulla destra per Marinai. Marinai ancora sulla destra per Russo che si avvia nella posizione della destra, sta per entrare in aria, finta su Schellinger sul fondo, centra la palla, vorrebbe essere forse un tiro che Vecchi neutralizza in quanto è quasi telefonato, è molto è leggero, il pallone termina fra le braccia del portiere Vecchi, il quale ha rimesso il pallone in gioco, la palla varca la linea mediana del campo, termina a Chiarugi che avanza, mentre sulla sinistra è scattato Benetti, avanza
ancora Chiarugi. Eccolo giunto al limite dell'area, passaggio sulla destra per Prati che insegue il pallone controllato da Gretti. Ecco Prati che lo raggiunge, ma quando la palla ormai ha superato la linea che delimita lateralmente il campo. Attendiamo ancora qualche istante prima di passare alla linea, perché vediamo che il pallone è terminato ancora i giocatori della Ternana, esattamente a Luchitta. Il passaggio viene saltato ancora sulla sinistra per il capitano della squadra marinaia, che la allunga ancora verso il centro. Ancora un'azione d'attacco da parte della Ternana, che suma ora per l'intervento anche di Snellinger. Al 24esimo sempre 0-0 fra Ternana e Milan, a voi Firenze. Invariata la situazione anche a Firenze, ovviamente 1-0 per la Lazio, mentre la Fiorentina si accinge a sfruttare una punizione con Sormani e De Sisti già pronti sulla linea di battuta, mentre Casarin, che sta dirigendo l'incontro davanti a 40.000 spettatori, fa osservare alla barriera laziale alla distanza regolamentare. La punizione è stata originata da un fallo di Wilson ai danni di Scala. Parte il tiro di Longoni a parabola molto bello, diretto all'incrocio dei pali alla sinistra di Pulici, che comunque distendendosi per la intera sua lunghezza riesce ad alzare la palla oltre la traversa. Corner quindi in favore della Fiorentina, che sarà battuto da Scala alla destra della porta difesa da Pulici. Un Pulici che sta confermando le sue ottime doti in questa occasione. È sempre sembrato sicuro il portiere laziale anche davanti alle conclusioni più pericolose degli avanti viola. Parte la parabola di Scala, interviene Frustalupi piuttosto goffamente, riesce però a recuperare per lui Manservisi, che mette in movimento Chinaglia. Scatta il contropiede laziale, Chinaglia lanciato sulla sinistra, supera la metà campo inseguito veramente da Caldiolo, lo supera poi con un dribbling a rientrare e poi è costretto ancora a fintare per il recupero del giocatore viola. Si porta ancora sulla sinistra, cerca spazio per il cross, non lo trova, poi appoggia di destra verso Nanni, che mette in la palla sui piedi di Manservisi. Si accinge al tiro l'11 laziale, ma sfugge il controllo al piede del numero 11 laziale stesso e Superchi può uscire e bloccare impresa. Al 25esimo a Firenze sempre 1-0 per la Lazio, a poi Milano. A Milano siamo al 27esimo del secondo tempo e ancora 0-0 fra Inter e Bologna. Col passare del tempo la partita si addormenta sempre di più. Negli ultimi 5 o 6 minuti un solo tiro in porta lo ha effettuato al 22esimo il giocatore Moro per l'Inter e ha parato il tiro a terra Battara. C'è stata una sostituzione al 21esimo nell'Inter, è uscito Bertini azzoppato ed è entrato Giubertoni col numero 13. L'Inter è riuscito ad ottenere tutta una serie di calci di punizione qualche metro oltre l'area del Bologna, ma non è riuscita mai a superare la barriera difensiva degli avversari. Ripetiamo, al 27esimo il risultato qua a Milano, a San Siro, Inter e Bologna 0-0, a voi Bergamo. A Bergamo siamo al 26esimo sempre 0-0 tra Atalanta e Napoli. Grossa occasione anche per il Giuliano poco fa, il capitano partenopeo aveva superato anche il portiere atalantino Pianta, ma il suo pallonetto è stato respinto proprio sulla linea di porta da Scirea. Partita sempre equilibrata, con ritmo però ridotto rispetto ai primi 45 minuti. Sempre 0-0 la situazione, a voi Bari. Ecco, siamo al 28esimo, come vi abbiamo detto. Al 24esimo il Bari ha raccolto il frutto dei suoi attacchi continui. È stato Florio, che è l'animatore dell'attacco barese, a segnare. Su azione di calcio d'angolo, battuto in due, la palla è spiovuta sul vertice destro dell'area barese. Florio ha saputo fare un intelligente, interessante pallonetto che ha superato Bandoni e si è insaccato. Ripetiamo da Bari, 2-1 per il Bari al 28esimo del secondo tempo, a voi studio. E qui è lo studio a Torino, siamo al 23esimo, sempre la Juventus perdente sul Verona, quindi Juventus 0, Verona 1. A Vicenza al 20esimo, la Nerossi Vicenza 0, Cagliari 0. A Palermo 19esimo, Palermo 1, Torino 1. A Roma al 25esimo, Roma 3, Sampdoria 0. Appunto al 25esimo ha segnato Orazzi. In Serie B è cambiato un solo risultato a Como, il Como è passato in vantaggio, Como 1, Mantova 0. Un attimo di attenzione, dato il punteggio, dato il risultato di Juventus-Verona, sta vincendo il Verona per 1-0, riteniamo opportuno far intervenire in trasmissione diretta Torino. Un sincero ringraziamento ai signori tecnici. Attenzione Andrea Boscione, prendi posto tra Bergamo e Bari. Viola quindi passerai a Boscione e Torino a Bari. Comunque questa è la scaletta. Terni, Firenze, Milano, Bergamo, Torino e Bari. Attenzione Ameri, a te la linea. Sì, al 27esimo minuto della ripresa, 0-0 e la Ternana in attacco. Ecco ancora un'azione che si sta spostando sul fondo e condotta sempre dalla Ternana. Ecco Cardillo che cerca di farsi luce, di portare il pallone in avanti, viene fermato. Il pallone è stato messo in calcio d'angolo da un intervento di Zignoli. È sempre la Ternana a condurre la danza, il gioco se volete, ed ora c'è un calcio d'angolo che viene battuto sulla destra della rete difesa da Vecchi. Calcio d'angolo già battuto col solito sistema del passaggio al compagno che sta vicino. Parte un tiro di Marinai, poi indirizzato sul fondo dal limite. Marinai, che aveva ricevuto il pallone, ha effettuato un tiro
Un tiro che però è terminato molto lontano dalla rete difesa da Vecchi, il quale si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. La Ternana si affida alla velocità, al ritmo dei suoi uomini per mantenere sempre e vigorosamente le redini dell'incontro in mano. Intanto Snellinger in possesso della palla e la passa indietro al portiere Vecchi, che è uscito fuori dai palli, la recuperata ed effettua il rinvio con parabola altissima. La palla supera la linea centrale del campo, colpo di testa un po' vuoto da parte dell'uomo che marca Prati, esattamente di Agretti. Poi la palla termina sui piedi di Marinai, che subito si libera del pallone cedendolo sulla destra Russo. Russo scambia con Beatrice, che ripassa subito in avanti verso Luchitta, scattato molto bene, messo a terra da un intervento di Anquilletti. Si rialza il giocatore, siamo a tre quarti di campo dalla metà campo del Milan, calcio di punizione che l'arbitro Monti, che dirige l'incontro, si appresta a concedere per la Ternana. Russo mette il pallone nel punto dove è avvenuto il fatto, mentre Marinai è pronto per battere il calcio di punizione. Luchitta si è alzato, riprende il suo posto, il passaggio è stato effettuato all'indietro a Rosa, che avanza nella posizione della destra. Ecco Rosa che tenta l'affondo, ha davanti a sé Biasiolo, lo supera sul fondo, poi quando effettua il cross al centro sbaglia e la palla termina fuori. Al 29esimo della ripresa, sempre a 0-0 fra Ternana e Milan, a voi Firenze. E la mezz'ora a Firenze, sempre 1-0 per la Lazio, una Lazio che si difende con discreta calma davanti agli insistiti e attacchi della Fiorentina, che non riesce a dare sufficiente velocità ai propri tentativi. Scala si porta continuamente all'attacco, ma la contromossa di Maestrelli davanti all'avanzare di Scala è un Manservisi che sa fare molto bene filtro davanti alle iniziative dell'avversario, consentendo gli interventi in seconda battuta dei propri difensori. E ora di nuovo l'attacco alla Fiorentina con Merlo, che si destreggia, va affrontato da Wilson circa all'altezza della bandierina alla destra della porta laziale. Alla meglio il Fiorentino, difende ancora la palla dal tentativo di recupero di Wilson, c'è un aspro corpo a corpo tra i due, Wilson commette fallo, punizione in favore della Fiorentina, al termine dell'azione passeremo la linea Milano. Si accinge a battere la punizione lo stesso Merlo, accanto a sé Scala, che vorrebbe evidentemente battere lui il calcio piazzato, ma il numero 7 della Fiorentina lo dissuade. Parte quindi Merlo, ecco la sua parabola, interviene Pulici in presa e chiude l'azione. Mentre si accinge al rinvio il portiere della Lazio, Chinaglia si smarca sulla sinistra, ma il compagno non se ne avvede, indirizza sulla destra, che è un terreno sgombro da compagni dove Brizzi può agganciare tranquillamente. Al 31esimo a Firenze, sempre 1-0 per la Lazio, atti provenzali. A Milano siamo al 32esimo ed ancora 0-0 fra Inter e Bologna. Il Bologna adesso si è portato in attacco, usufruisce di un calcio di punizione che verrà battuto da Vieri. Infatti vediamo il giocatore del Bologna che si è aggiustato il pallone, mentre Mazzola, che è retrocesso in difesa, entra adesso nella sua area, attende che parta il tiro di punizione calciato appunto da Vieri. Vieri fa segno ai compagni di marcarsi, poi fa partire il tiro, c'è in un tentativo di intervento di Savoldi, non riesce anche per l'intervento di Bellugi, la palla termina sul fondo. Siamo al 33esimo, ancora 0-0 fra Inter e Bologna, a voi Bergamo. Anche a Bergamo 0-0 al 32esimo della ripresa tra Atalanta e Napoli, il gioco è fermo per un incidente occorso al napoletano Bruscolotti in un scontro con Ghio. La partita sta avviandosi verso un risultato finale abbastanza logico, quello cioè di 0-0, visto che le difese fino ad ora hanno avuto decisamente il sopravvento contro gli avversari. Passiamo senz'altro la linea a Andrea Boscione a Torino. Ecco Torino, siamo alla mezz'ora di gioco, c'è la Juventus tutta protesa in attacco nell'area del Verona e Cappello che ha tentato un passaggio in avanti, ma è intervenuto un difensore dei gialloblu e ha liberato la Juventus. Sente il Verona, siamo al 30esimo e sempre il risultato è quello comunicato precedentemente da Bortoluzzi, cioè il Verona in vantaggio per una rete a zero, rete messa a segno al quinto del secondo tempo da Luppi. È un Verona ben impostato da Catè, questo che ha piazzato Battistoni a guardia di Bettega, l'uomo più pericoloso dell'attacco bianconero, e ha infoltito il centrocampo con una ragnatela elastica sulla quale Maioli e Mascetti, mezze ali operanti molto arretrati ma pronti a inserirsi in avanti, danno molto fastidio a tutta la squadra bianconera. In questa ragnatela si è infranta l'iniziativa della Juventus, che pure è stata continua e pressante ma è mancata in fase conclusiva. I pericoli maggiori li hanno costituiti Anastasi e Bettega, ma sui tiri più pericolosi Pizzaballa è stato sempre pronto a intervenire. Il gol del Verona, ripetiamo, è venuto al quinto del secondo tempo ad opera di Luppi, che ha raccolto un pallone sfuggito a Zoff sul tiro di Bergamaschi ed ha insaccato. Pronta la reazione juventina, che ha sfiorato il pareggio al 15esimo con Anastasi, che ha colpito la traversa a portiere battuto, e al 24esimo con Bettega, che ha messo a lato di poco un passaggio diagonale di Furino. Poco fa appunto c'è stata ancora un'azione della Juventus, e in questo momento il Verona opera in alleggerimento proprio in area della Juventus. 31esimo del secondo tempo, Verona in vantaggio per una rete a zero, a voi Bari.
Ecco, qui siamo al 34esimo del secondo tempo, il risultato è sempre 2-1 per il Bari. Ci sono state soltanto due azioni degne di nota, un'uscita a piedi uniti di Bandoni su Butti, ma comunque l'arbitro aveva segnalato il gioco pericoloso. E al 33esimo una punizione che Colombo ha parato molto bene su Spelta. A voi studio. Grazie Schino, benissimo. Allora vediamo a Vicenza la situazione al 29esimo. Lanerossi Vicenza è passato in vantaggio sul Cagliari. Al 27esimo ha segnato Faloppa su calcio di punizione battuto da Vendrame. Quindi 29esimo, Lanerossi Vicenza 1, Cagliari 0. A Palermo al 23esimo, Palermo 2, Torino 1. Ha segnato per il Palermo Vanello su rigore concesso per atterramento di Favalli da parte di Fossati. Siamo ora al 25esimo, Palermo 2, Torino 1. A Roma 28esimo, Roma 3, Sampdoria 0. In Serie B due risultati, due punteggi sono cambiati ad Ascoli. L'Ascoli è passato in vantaggio, Ascoli 1, Catania 0. A Novara, Novara 2, Varese 1. Comunque rivediamo la situazione. Arezzo 2, Cesena 0. Ascoli 1, Catania 0. Brescia 0, Lecco 0. Como 1, Mantova 0. Genova 2, Reggiana 1. Monza 1, Perugia 0. Novara 2, Varese 1. Regina 1, Brindisi 0. Taranto 0, Foggia 0, Atea Meri. A 11 minuti dalla conclusione della partita, mentre le squadre sono sullo 0-0, il gioco è fermo per un incidente al portiere della Ternana Alessandrieri, il quale è uscito lanciandosi a colpire la palla di piede a mezza altezza, volando in pratica sulla palla, per fermare un'azione di Benetti lanciato a rete. Il portiere Geromelle, il portiere di riserva, stava spogliandosi pochi istanti fa, ora però Viciani, che si è portato sul terreno di gioco per controllare personalmente le condizioni del proprio portiere Alessandrieri, è ritornato in panchina e vediamo che Alessandrieri, sia pure dolorante, si è rialzato e ripreso il posto fra i pali. La palla verrà scodellata dall'arbitro Monti a tre quarti di campo dalla metà campo della Ternana e vediamo che è Bigone in possesso del pallone, ma già Marinai ha recuperato la palla e quindi, controllato da Mastro Pasqua, il portiere Alessandrieri esce, recupera il pallone e con le mani lo rinvia. Al limite dell'area attendono i giocatori della Reggiana per recuperare ancora la palla ed è Russo che pilota il pallone verso la linea centrale del campo, parte un passaggio sbagliato ed è Rivera che si impossessa del pallone, attende sulla sinistra Chiaruggi, riceve in questo momento la palla, l'ha fermata, poi ripassa ancora il pallone a Rivera, Rivera è costretto a ritornare poi indietro per l'attacco di Beatrice che, allungando un piede, intercetta ancora il suo successivo passaggio. Ecco Luchito sulla palla, sta per superare la linea mediana del campo e l'intecco scivolato Anquiletti non riesce a fermarlo, mentre Luchito prosegue l'azione e passa ancora il pallone indietro a Cardillo che sopraggiunge dalle retrovie e prosegue ancora l'azione. Ecco l'avanzata dalla posizione di mezzo sinistro, poi allunga la sua corsa, supera il suo diretto avversario Zignoli, giunta al limite, pronta a passare il pallone a Iacolino, ancora Cardillo in azione, riesce a passare il pallone quando però Rosato è già in posizione per respingere sul centro davanti e recuperano così i giocatori del Milan che si protende ancora l'attacco. L'azione viene portata sulla destra da Biasiolo che allunga la palla a Bigon alla destra, ecco Bigon che gira su se stesso, si libera del suo avversario, cross per Prati, colpo di testa all'indietro per Chiaruggi, intervento di Russo che respinge appoggiando il gioco sul piede del capitano Marinai che subito avanza allungando quindi il pallone a Luchitta, il pallone rimbalza sul tacco di Luchitta, ritorna all'indietro verso il terzino Benatti, però c'è un fallo commesso ai danni di Bigon e quindi calcio di punizione concesso per il Milan. È Biasiolo che si porta un 10 metri oltre la linea centrale del campo per battere questo calcio di punizione, poi vediamo che anche Biasiolo va avanti ed è Snellinger che si incarica di battere questa punizione. Al termine di questa azione passeremo alla linea Firenze. Rincorsa non molto lunga di Snellinger, mentre il Milan si protende tutto all'attacco superando con Anquiletti, con Zignoli e con Rosato la linea mediana del campo. Parte il tiro in aria, esce Alessandrelli, blocca il pallone molto bene e rinvia. A 9 minuti dalla fine, 0-0 a Terni fra Ternana e Milan, a voi Firenze. Al 36esimo a Firenze la Lazio continua a condurre per 1-0 nei confronti della Fiorentina, ma Clerici sta per concludere un'azione da distanza ravvicinata. Il tiro conclusivo del centravanti scoccato a non più di 5 metri dalla porta di Pulici, ancorché da posizione piuttosto scomoda e angolata, termina a lato dopo aver lambito il palo alla destra della porta laziale. Una Lazio abbastanza disinvolta, abbastanza sicura, ma del resto si sa come vanno queste cose. La squadra che è in vantaggio si esalta e tutto le riesce. La squadra che è in svantaggio si deprime e nulla le riesce. Così abbiamo visto da una parte Carlaschelli tentare addirittura di superare Longoni con un disinvoltissimo colpo di tacco e per poco l'operazione funambolica non riusciva, e dall'altra desiste di sbagliare un paio di appoggi che normalmente il giocatore sa eseguire ad occhi chiusi e fallirli invece banalmente proprio in queste occasioni che sono le sue preferite. Manservisi frattanto sull'azione di controllo vede la Lazio ha fallito la palla, la raccolta però Chinaglia, la perde a sua volta il centravanti laziale, scatta il contropiede della Fiorentina con Scala che è affiancato sulla destra da Orlandini, Orlandini riceve
arriva e poi fa una finta per liberarsi di Rececconi, è affrontato da Frustalupi, cede in verticale per Clerici che si batte come al solito leoninamente, avanza Clerici sul settore destro e ai limiti dell'area, è affrontato dallo stopper laziale Oddi, se ne libera con un dietrofronte, sta per accendersi al cross quando Oddi recupera e gli mette la palla in calcio d'angolo. A 8 minuti dal termine a Firenze sempre 1-0 per la Lazio, a voi Milano. A San Siro mancano 6 minuti alla conclusione dell'incontro, è ancora 0-0 fra Inter e Bologna. Il Bologna un minuto fa per poco non è andato in vantaggio, c'è stata un'azione di Gregori che ha lanciato sulla destra Lancini, l'ala destra è entrata in aria, ha effettuato un tiro di precisione, la palla ha battuto sulla parte superiore della traversa della porta difesa da Vieri ed è poi terminata sul fondo. In precedenza c'era stato al 35esimo una punizione di Bedin con il passaggio a Mazzola ed il tiro abbondantemente sul fondo ed un minuto dopo sempre un passaggio di Mazzola per Magistrelli, ma il colpo di testa del centravanti parato ancora una volta dal portiere Battara. Adesso un tentativo di incursione di Bedin viene frustrato dalla difesa bolognese. Mancano 5 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, ancora 0-0 fra Inter e Bologna, a voi Bergamo. Mancano 6 minuti al termine, Atalanta e Napoli sono ancora a reti invionate, la partita sta assumendo una fisionomia molto precisa, le squadre controllano soprattutto la parte difensiva del loro gioco. Nient'altro da segnalare, a voi Torino la linea. Mancano circa 7 minuti al termine della partita, in questo momento è il Verona che ha portato un'azione offensiva in area della Juventus con le sue sole punte Maioli e Iacomuzzi, l'azione è stata sventata dalla difesa bianconera e ora Capello cerca di riportare un po' d'ordine negli attacchi confusi della Juventus che cerca il pareggio, è arrivata già più di una volta vicino a questa ma sempre Pizzaballa piazzatissima riuscita a respingere, ancora un'altra offensiva da parte del Verona che in questo momento ha portato a 3 le punte con l'intervento di Macetti, c'è stato il tiro di Lupi respinto da Morini che ha ancora raccolto il successivo rimbalzo e ha passato in avanti a Salvadore. Mancano 6 minuti al termine dell'incontro e il Verona continua a condurre con una rete di vantaggio sui bianconeri che hanno totalizzato 10 calci d'angolo contro 2. Qui Torino, a voi Bari. Bari, 41esimo del secondo tempo, in questo momento Martini ha segnato il terzo gol per il Bari raccogliendo un passaggio ravvicinato del funambolico Florio, il quale era entrato in area dalla sinistra, aveva seminato due avversari e non ha avuto difficoltà a imbeccare il giovane Martini. Bari 41esimo abbiamo detto, 3-1 per il Bari, a voi studio. 35esima Vicenza, Lanerosi Vicenza 1, Cagliari 0, a Palermo 33esimo, Palermo 2, Torino 1, a Roma 39esimo, Roma 3, Sampdoria 1, al 38esimo per la Sampdoria segna Petrini con un bel tiro da fuori area. In Serie B due nuovi parziali a Brescia, Brescia 1, Lecco 1, a Novara, Novara 2, Varese 2. Attenzione a Mary, quanto tempo manca al termine della tua partita? Ecco, esattamente 4 minuti alla conclusione. Allora Mary, se sei d'accordo, andrei avanti sino alla conclusione esatta, ovviamente gli altri colleghi possono intervenire su di te via Terni. D'accordo Bortoluzzi, ecco che la palla è ancora nella metà campo del Milan ma termina in fallo laterale, la rimessa in gioco per la squadra rossonera. Ecco il Milan che oggi gioca in maglia bianca con Biasiolo che sta per recuperare il pallone e quindi effettuare la rimessa in gioco all'altezza del limite dell'area del Milan stesso. Biasiolo passa indietro a Snellinger, l'unico giocatore che non è controllato da Alfi. Ecco Snellinger al limite dell'area che controlla la sfera e pronto a calciare il rinvio. La palla termina nella zona di Chiarugi, su cui salta a vuoto il suo diretto avversario Rosa, ma alle sue spalle è pronto Masto Pasqua per recuperare, anzi non recupera, lascia che il pallone termini fuori. La rimessa in gioco del libero della Ternana, il passaggio effettuato in avanti a Marinai che controlla la sfera mentre si stanno spostando sul campo i giocatori per dare inizio a un nuovo gioco d'attacco da parte della Ternana. Luchitta però perde il pallone, contrasta vivacemente Beatrice, l'azione sulla linea centrale del campo di Biasiolo. Gli toglie la palla, la cede ancora a Marinai. Ecco il capitano che dal pallone ancora in diagonale sulla sinistra indietro a Beatrice che avanza. Ha fermato il pallone Beatrice, lo scambia ancora con Marinai. Ecco Marinai avanzare e poi allungare a Russo sull'estremo settore di destra. Avanza Russo, effetto un cross, Iacolino a vuoto, voleva intervenire di testa, era controllato da Rosato. La palla attraversa l'area del Milan, fermata da Bigon al limite, rilanciata ancora verso Rivera. Rivera compie un mezzo giro su se stesso, poi passa a Zignoli nella posizione della destra, scatta Zignoli, il terzino giunto vicino al limite dell'area va a terra. Mentre vediamo che l'arbitro Monti si sposta nella zona dove è avvenuto il fatto e concede un calcio di punizione per il Milan. Avanza ancora una volta il Milan, protesa alla ricerca di un successo che oggi non merita, mentre il pallone termina a Rivera che è pronto per calciare la punizione. Il capitano del Milan si è portato nella zona dove si è fermato l'arbitro Monti, mette il pallone a terra ed è pronto a calciare questo calcio di punizione, mentre si schiera tutto l'attacco il Milan. Sta per partire il tiro, la barriera è stata formata, Alessandrelli è pronto a preparare, ecco la palla che attraversa l'area della Ternana,
sul calcio di punizione battuto da Rivera, termina dalla parte opposta, sfiorata forse da qualche giocatore. Vediamo comunque che l'arbitro accenna ad una rimessa in gioco. Così infatti ed è il terzino Agretti che passa il pallone al portiere Sanzelli per la rimessa. Alessandrelli scambia la palla con il proprio terzino sinistro Agretti, quest'ultimo la cede al capitano Marinai che aveva due metri davanti a sé e Marinai avanza. Attenzione Ameri, attenzione Torino, la Juventus ha pareggiato a tre minuti dal termine con un bel intervento di Salvadore. 1-1 a tre minuti da termine fra Juventus e Verona, a te Ameri. Beatrice lancia ora lungo il pallone sul settore di estrema destra dove Russo, ben lanciato, cerca di colpire la palla ma viene fermato piuttosto duramente da Stellinger. Il giocatore è terminato a terra tenendosi il ventre mentre il stesso giocatore tedesco si porta accanto al giocatore avversario che è caduto per accertarsi delle sue condizioni. Accorre ancora un medico, il massaggiatore della Ternana, mentre Viciani sta osservando da lontano la scena. Poi ritorna in panchina, Russo è rimasto a terra dolorante, Luchitta ha recuperato il pallone, pronto per battere il calcio di punizione che verrà assegnato senz'altro alla squadra di casa. Mentre mancano qui a Terni due minuti alla conclusione dell'incontro, Ternana 0, Milan 0, questo è il risultato. Il pallone è tra le braccia di Marinai che lo mette in questo momento a terra, mentre si rialza Russo, nulla di grave, meno male, si riprenderà quindi con questo calcio di punizione che è stato concesso alla Ternana. Battuto è Cardillo che cerca di filtrare, di superare Biasiolo, il quale va a terra ma respinge. Dalla parte opposta è Rosa che ha superato via centrale del campo a fermare la palla, si libera di Chiarugi e di Bigon. Scusa Meri, risultato finale a San Siro, Inter e Bologna 0-0, a te la linea. Da Cardillo a Luchitta, e Luchitta manda ancora il pallone in avanti sull'estremo settore di sinistra, vediamo il centravanti Iacolino che cerca di sfuggire a Rosato, vi riesce, tunnel nei confronti di Rosato, entra in aria, parte il tiro che Vecchi devia stupendamente in calcio d'angolo. Anziché centrare la palla, Iacolino, come già fatto un'altra volta, ha tentato il tiro diretto verso la porta del Milan e il portiere Vecchi, accanto al palo di destra, ha deviato il pallone in calcio d'angolo. È Cardillo che si sposta sulla destra della rete difesa da Vecchi per battere questo calcio d'angolo. Accanto a Cardillo si è portato subito il centravanti Iacolino che ha ricevuto dalla destra. È pronto Iacolino per il cross, colpo di testa di Luchitta, esce il portiere Vecchi controllato da Bigone e da Snellinger, para e quindi facendo rimbalzare la palla a terra effettua la rimessa in gioco. La parabola alta del pallone termina oltre la linea centrale del campo verso Prati, respinge un difensore, recupera Chiarugi alle spalle di Prati, subito Chiarugi circondato da tre uomini della Ternana, anche l'arbitro Monti partecipa all'azione offensivo-difensiva del giocatore Montisà, poi Chiarugi si impossessa la palla, avanza, giunta al limite e messo a terra. Questa volta è Monti a portarsi ancora una volta nei pressi del luogo dove è avvenuto l'incidente e concede un calcio di punizione al Milan. Palla a terra, lo stesso arbitro l'ha messa sul terreno di gioco mentre si appresta Rivera a battere il calcio di punizione. Si partono in attacco i giocatori del Milan, sulla sinistra al limite è pronto Bigon, poi sulla destra anche Zignoli. Tutto il Milan è in azione d'attacco, Snellinger ha superato la linea centrale del campo. Ecco le maglie bianche del Milan che stanno assediando l'area della Ternana mentre sta per partire il calcio di punizione che molto probabilmente dovrebbe essere di Rivera se non di Chiarugi. Attenzione, qui è Bari, risultato finale Bari 3, Catanzaro 1. Anche da Bergamo risultato finale 0-0 tra Atalanta e Napoli, a te Ameri. Il passaggio di Chiarugi a Benetti sul calcio di punizione che vi stavamo descrivendo e il tiro poi di Benetti che termina sul fondo. Il tempo per noi è già scaduto. Il pallone. Scusa Enrico, finale a Firenze, Lazio Piatta Fiorentina 1-0, a te la linea. Ha recuperato il pallone dal portiere Alessandrelli e scambiato ancora con i difensori al limite dell'aria. Ancora il portiere che ritorna in possesso della palla, qualche secondo di recupero forse per l'incidente che è occorso e per il gioco fermo. Scusa Ameri, finale Ameri, finale anche a Torino, Juventus e Verona 1-1, a te la linea. Azione ancora della difesa della Ternana ed ecco Luchitta che riceve la palla mentre è appostato vicino al limite del campo e proprio in questo istante l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. Abbracci fra i giocatori della Ternana più che meritati, congratulazioni ai giocatori a Viciani che si porta verso il centrocampo per uscire dal terreno di gioco con i propri giocatori. Bisogna dire che la Ternana ha pienamente meritato questo pareggio con il Milan e forse se una squadra deve lamentarsi è proprio la Ternana che avrebbe potuto sperare anche qualcosa di più da questo incontro. Abbiamo trovato un Milan inaspettatamente fermo, una Ternana che ha messo nel ritmo del suo gioco, nella velocità, le sue armi migliori per controllare ed anche per insidiare duramente la squadra rossonera durante tutto l'arco dei 90 minuti. La squadra del Ternana abbandona in questo momento il campo, ricordiamo la Ternana ha pareggiato con il Milan 0-0, è stata una partita che dominata dai giocatori della Ternana, i quali abbandonano ora il terreno di gioco fra gli applausi del loro pubblico. Risultato finale, Ternana 0, Milan 0, a voi studio centrale. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda che l'aroma secco e vigoroso di Stock 84 e la raffinata delicatezza di Royal Stock hanno un segreto. Tutta l'esperienza Stock.
Ecco qui è lo studio, vogliamo per cortesia ribadire i risultati finali. Linea Sandro Ciotti. A Firenze risultato finale, Lazio batte Fiorentina 1-0, a voi Milano. A San Siro Inter Bologna 0-0, a voi Bergamo. A Bergamo risultato finale, Atalanta 0, Napoli 0, a voi Torino. A Torino finale, Juventus 1, Verona 1, a voi Bari. A Bari finale, Bari 3, Catanzaro 1, a voi studio. E dallo studio un solo risultato finale per il momento, quello di Roma. Roma batte Sampdoria 3-1. A qualche minuto dal termine a Vicenza, Lanerossi Vicenza 1, Cagliari 0. A Palermo, Palermo 2, Torino 1. In questo istante ci portano un risultato finale, quello relativo alla partita di Vicenza. Lanerossi Vicenza batte Cagliari 1-0. Andiamo ora con le brevi cronache, a te Ciotti. Ricordiamo il risultato finale di Firenze, la Lazio ha battuto la Fiorentina 1-0 grazie ad una rete messa a segno da Garlaschelli alla destra al 18° del primo tempo con un bel tiro dal vertice destro dell'area. La Fiorentina è apparsa autorevole soltanto in avvio, poi dopo il gol laziale si è un pochino smarrita. Nella ripresa ha tentato di tutto per recuperare risultato e gioco, riuscendovi cioè solo parzialmente, in quanto a metà campo l'elasticità maggiore mostrata dai laziali nel settore ha messo costantemente in difficoltà la squadra di casa. È stato bravo soprattutto Pulici, un portiere sul quale si nutriva qualche apprensione legata alla eventuale soggezione che avrebbe potuto provare davanti agli impegni della Serie A, e soprattutto ha tenuto molto bene, ripetiamo, il metacampo con Frustalupi e anche con Martini, che ogni volta che è avanzato nella fascia destra del campo ha creato imbarazzo per la difesa viola, una difesa che non ha commesso errori vistosi ma che comunque ci è sembrata un pochino troppo disinvolta. Arbitrato Casarin davanti a spalti quasi cremiti, vi ricordiamo ancora il risultato finale, Lazio batte Fiorentina 1-0, a voi Milano. A Milano ripetiamo il risultato finale, l'Inter e il Bologna hanno concluso sullo 0-0, è stata una partita brutta con fischi finali da parte del pubblico. L'Inter ha iniziato attaccando, ha proseguito attaccando per quasi tutto l'incontro, ma ha concluso con l'affanno, mentre i bolognesi proprio nella parte finale della gara sono usciti sempre più di frequente dalla loro area con azioni che volevano essere di alleggerimento ma che hanno dato qualche grattacapo ai nerazzurri. In effetti gli attacchi dell'Inter sono apparsi sempre confusi, caotici. Mazzola si è dato da fare prima per impostare il gioco, per suggerire le azioni ai propri compagni, poi nel tentativo di concludere direttamente si è quindi sfibrato in questa prova fatica. Il Bologna si è difeso con ordine, mirava al pareggio e l'ha ottenuto, questo era il risultato che si prefiggeva e l'ha ottenuto. Gli spettatori sono stati 50.000 circa, l'arbitro il signor Gonella. Risultato finale Inter Bologna 0-0, a voi Bergamo. Vi ricordo il risultato di Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Napoli, un risultato abbastanza logico tra due squadre che hanno manifestato un perfetto equilibrio sia sul piano del gioco sia per il numero di occasioni mancate. Va detto che l'Atalanta è stata forse più intraprendente, soprattutto all'inizio della ripresa, senza mai dare peraltro la sensazione di un'effettiva superiorità. Atalanta e Napoli hanno confermato anche in questa circostanza di non essere dotate di punte particolarmente pericolose e pertanto le loro manovre finiscono immancabilmente ben lontane dalla porta avversaria. I migliori ci sono sembrati in prota per il Napoli e Maggioni per l'Atalanta. Vi ricordiamo che dal 39° del primo tempo Bianchi è stato costretto a lasciare il terreno di gioco, sostituito da Vernacchia per un infortunio. Ha diretto il signor Francescon davanti a 30.000 spettatori circa, gli angoli sono stati 10-5 per l'Atalanta. Ripeto il risultato, Atalanta 0, Napoli 0, a voi Torino. Dove l'incontro si è concluso, come vi abbiamo detto, in parità, Verona 1, Juventus 1. La Juventus ha chiuso con Bettega ancora lanciato in avanti in area del Verona, quando il signor Lattanzi ha fischiato proprio il termine di una delle partite più sofferte da parte della Juventus. 11 bianconeri e tutto il pubblico hanno tirato un sospiro di sollievo per questo finale incandescente che in 3 minuti ha rinnovato la fisionomia dell'intero incontro, perché prima dell'inserimento finale di Bettega, di cui vi ho detto, si era rivisto il Verona di nuovo minaccioso in area con 3 punte, Iacomuzzi, Maioli e il terzino Sirena, che ha impegnato Zoppa Terra in una parata piuttosto difficile. Come è andata questa partita? È stata intelligente la mossa di Cadet, che ha impostato questo Verona infoltendo soprattutto il centrocampo con una ragnatela piuttosto elastica contro la quale invano tutto l'attacco bianconero, con inserimenti anche da parte di Cucurreddu, che oggi giocava terzino al posto dell'infortunato Marchetti. Questo attacco e questi inserimenti anche da parte della difesa si sono sempre infranti contro questa ragnatela stabilita da Cadet, e soprattutto Cadet è stato intelligente nel operare l'appostamento di 2 punte in area verso le quali Maioli e Mascetti, 2 mezzali che giocavano arretrate, si portavano ogni tanto con il pallone al piede trattenendo il controllo dello stesso per fornire suggerimenti ai loro attaccanti.
La rete è venuta al quinto del secondo tempo per una mancata trattenuta da parte di Zoffa su tiro di Bergamaschi. Luppi era postato in area, ha raccolto il tiro e ha insaccato. Il pareggio ad opera di un mediano della Juventus, il vecchio capitano Salvadore, che si è inserito nell'azione attacco-offesa da parte della Juventus, ha raccolto questo pallone e ha battuto Pizzaballa. 1-1 con 11 calci d'angolo a 2 a favore della Juventus, ha arbitrato il signor Lattanzi davanti a circa 30.000 spettatori. Ripeto il risultato finale, 1-1 tra Verona e Juventus. A voi Bari. A Bari 3-1, del Bari sul Catanzaro, gli angoli 3-3, arbitro Barbaresco, 30.000 spettatori per questo derby tra le squadre che comandavano la Serie B sino a domenica scorsa. La ripresa del Bari è stata splendida, una ripresa che ha permesso alla squadra barese di rimontare allo svantaggio di una rete, la rete segnata da Petrini di testa al 40esimo, col quale appunto si era chiuso il primo tempo, e nella ripresa il grande ritmo del Bari, che era già stato notevole come ritmo nel primo tempo, ha finito col stroncare un Catanzaro forse più tecnico ma meno mobile certamente della giovane squadra barese. Così al 12esimo il pareggio di Ardemagni su passaggio di Florio ha raddrizzato il risultato, e poi ancora il funambolico Florio al 24esimo su un pallonetto che ha ingannato Bandoni, e il giovane Martini al 41esimo sempre su passaggio di Florio hanno incanalato la partita al successo del Bari. Un Bari con 8 uomini nuovi per la Serie B, un Catanzaro ricco di gente esperta come Monticolo, Spelta, Rizzo e Petrini per citare i migliori. Ebbene, ha vinto il Bari, confermando un piccolo fenomeno di giovinezza nel quale sino a qualche domenica fa pochi credevano. A voi studio. Va bene, grazie. Quindi per concludere dovevamo anzi darvi il risultato finale di Palermo, e la partita è terminata ovviamente in ritardo. Comunque Palermo batte Torino 2-1. Vediamo ora i marcatori delle tre partite della Serie A che mancano. A Vicenza la Nerosi Vicenza batte Cagliari 1-0, primo tempo 0-0. Al 27esimo la rete del successo per il Nerossi ad opera di Faloppa su calcio di punizione battuto da Vendrame. Calci d'angolo 9-1 per il Cagliari, arbitrato il signor Menegali. A Palermo, Palermo batte Torino 2-1, primo tempo 1-1, al 13esimo segna Troia, al 19esimo pareggia per il Torino Pulici, la rete del successo per il Palermo al 23esimo ad opera di Vanello su rigore concesso per atteramento di Favalli da parte di Fossati. Calci d'angolo 5-2 per il Palermo, arbitrato il signor Angonese. A Roma, Roma batte Sampdoria 3-1, primo tempo 2-0, 22esimo Spadoni, 30esimo Spadoni ancora, 25esimo la terza rete ad opera di Orazzi, e al 38esimo per la Sampdoria segna Petrini. Calci d'angolo 11-3 per la Sampdoria, arbitrato il signor Gussoni. Riepiloghiamo i risultati. A Bergamo, Atalanta e Napoli 0-0, a Firenze Lazio batte Fiorentina 1-0, a Milano Internazionale Bologna 0-0, a Torino Juventus e Verona 1-1, a Vicenza Lanerossi Vicenza batte Cagliari 1-0, a Palermo, Palermo batte Torino 2-1, a Roma, Roma batte Sampdoria 3-1, a Terni Ternana e Milan 0-0. Classifica: Juventus, Milan e Napoli e Lazio e Roma 3 punti, Fiorentina, Torino, Atalanta, Internazionale, Lanerossi e Palermo 2 punti, Cagliari, Verona, Ternana e Bologna 1 punto, Sampdoria 0 punti. Classifica marcatori dopo la seconda giornata: 3 reti Spadoni della Roma, Luppi del Verona, 2 reti Rivera del Milan e numerosi giocatori con una rete, vediamoli: Orlandini della Fiorentina, Salvatore Anastasi e Causio della Juventus, Chiarugi e Prati del Milan, Garlaschelli della Lazio, Franzo Teorazzi della Roma, Damiani del Napoli, Troia e Vanello del Palermo, Groppi, Fossati, Toschi e Pulici del Torino, Faloppa del Vicenza, Petrini della Sampdoria. Passiamo ora alla Serie B. Ad Arezzo, Arezzo batte Cesena 2-0. Ad Ascoli, Ascoli batte Catania 2-0. A Bari, Bari batte Catanzaro 3-1. A Brescia, Brescia e Lecco 1-1. A Como, Como batte Mantova 1-0. A Genova, Genoa batte Reggiana 2-1. A Monza, Monza batte Perugia 1-0, a Novara, Novara e Varese 2-2, a Reggio Calabria, Regina e Brindisi 1-1, a Taranto, Taranto e Foggia 0-0. Classifica: 6 punti il Bari, Foggia, Arezzo, Como e Genova 5 punti, Catanzaro 4, Catania, Cesena, Brindisi, Varese e Monza 3 punti, Mantova, Reggiana, Brescia, Lecco, Novara ed Ascoli 2 punti, Perugia, Regina e Taranto 1 punto. Vediamo ora due risultati del campionato di Serie C a Parma: Parma e Padova 0-0, a Udine, Udinese batte Triestina 1-0.
Gentili ascoltatori, abbiamo così concluso la trasmissione. Tra un minuto e mezzo circa sul secondo programma va in onda Domenica Sport. A risentirci noi domenica 15 ottobre. Infatti, domenica prossima il campionato è fermo per l'incontro Lussemburgo-Italia di sabato 7. A risentirci quindi a domenica 15. Grazie dell'ascolto e buonasera. Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno partecipato alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Terni, Sandro Ciotti da Firenze, Alfredo Provenzali da Milano, Giuseppe Viola da Bergamo e Ignazio Schino da Bari. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi. La Stock di Trieste vi ringrazia dell'ascolto, ricordandovi i suoi famosi brandy, Stock 84 e Royal Stock. Se la vostra squadra ha vinto, ci vuole un brindisi. Allora Stock. Se non ha vinto? Consolatevi con Stock. E se ha pareggiato? Allora Julia, la grappa di carattere.